i 5 piloti delle scuderie tricolori impegnate nella massima formula. In pista, si fa per dire, si sono visti tra gli altri il portoghese Pedro Chaves, campione in carica della Formula 3000 britannica e più che probabile pilota coloni per il 1991, e un inedito Mimmo Schiattarella, campioncino della Formula 3 nostrana al volante della pensionata Eurobrum. Sottotono è passo il finlandese J.J. Leto, con una Dallara che ha dimostrato di non digerire assolutamente il toboga di Bologna. A giocarsi la vittoria e qualche scampolo di gloria sono rimasti Gianni Morbidelli, con la Minardi, e Olivier Gouillard, al volante dell'Osella. La finalissima dell'Indoor Formula 1, andata in scena sotto la pioggia battente e a riflettori accesi, ha visto due piloti combattere con il coltello fra i denti e annaspando tra pozze d'acqua sempre più insidiose. Vittoria alla fine per l'attuale collaudatore Ferrari, la sua Minardi, modello anfibio. La scuderia romagnola resta dunque imbattuta nell'albo d'oro della corsa, già vinta nelle due precedenti edizioni.